Rieccoci ragazzi, bentornati a tutti sul canale di Nico in Game. Stiamo per varcare le porte delle torri dell'alba lunare. Siamo pronti, carichi e motivati ragazzi per affrontare quello che ci aspetta. E considerando gli eventi accaduti all'interno del Gran Mausoleo, probabilmente le cose potrebbero andare a nostro vantaggio, non lo so, ma penso di sì, visto che abbiamo liberato Canto Notturno e quindi dovrebbe essere qua dentro ad aspettarci. Vediamo ragazzi, vediamo, siamo pronti e andiamo. Unshackled from shadows. She will rise in moonlit glory and carve a path of brightness to the accursed one's second death. So saith the wise Alondo. That beacon of angelic wrath has taken the fight to Ketherick on the rooftop. In the first line of defense are dead. But storming the tower won't be easy. And if we wait too long, Ketherick will gather his strength and retaliate. Non lo permetteremo, tranquilla. For now, though, he's on the back foot for the first time since he returned from the grave. This is it. The spearhead moment. You brought us this far. So how shall we proceed? Beh, entriamo e come prima cosa prendiamo possesso del piano terra, bloccando tutte le uscite. A sound strategy. Once it's done, me and my harpers will hold the ground floor while you hunt down the general himself. Say the word, and we're off. Ok. At the ready, sì. Harpers. Vabbè, dai, li facciamo andare per conto a loro, ragazzi. Magari saranno più utili. Beh, sono motivati, sono motivati. Ketherick will taste of death at last. Ok. Quindi si inizia. Sapete, ho una certa ansia. Non ho la più pallida idea di cosa aspettarmi. Oh! Posso attaccare? Quando tocca a me? Avanza. Oh, ucciso? Sì. Tale for the ages. Oh yes.
strip your bones clean. Allora, siamo lontani. Breathe deep and move. Brava, cuore scuro, bravissima. Lei proprio si è piazzata lì come un bel bersaglio. A cazzo. È morto. Oh. Una bella bombetta qua, ragazzi, sapete. Mo scivola. Ecco che Peppino scivola. Che è morto. C'è anche lui, Morto anche lui. Avanziamo. Vai. È morto? Ma assolutamente no, ti pareva. Noi siamo parecchio distanti, ragazzi. Siamo parecchio. Allora, lui è morto. Lui è ancora vivo.
Bene. Ok, l'abbiamo ucciso. Direi anche di avanzare il più possibile. Bastardo. Ma se non vediamo dove stiamo colpendo, ragazzi. Così magari, sì. Wow. Madonna. Siamo lontani. Ciao, ciao mare. Cazzo, ho fatto benedizione. Bella. Bella, bella, bella. I don't fancy their chances. Siamo veramente distanti noi, eh. Thank you.
avanza, cuore scuro. Riesce a beccarlo da qui? Sì. Nothing will stand in my way. Best be on my way. Dove vai? Dove scappi? Che sei rimasta da sola. No, ma scusa. Dai, quanto ci vuole per ucciderla sta qui? Step by step. Ok, ce l'abbiamo fatta. You should take a look. About to trap the spider in its own web. Un po' di sollievo. Siamo malconci, però. Abbiamo superato il primo ostacolo, ragazzi. Bene. Ok, ci siamo tutti? Più o meno. Più o meno, ragazzi. Fatemi saccheggiare questi corpi. Chiave, vabbè, piglia, va. Piglia. Armatura, piglia anche l'armatura. Poi, tutta il più la rivendiamo. Ok, va bene, dai. Andiamo. Proseguiamo, ragazzi. Ammazza quanto erano cattivi però questi, eh. Porca puttana. Se qui rimango... a controllare ogni bauletto e ogni minima cosa. Dunque, no, torno indietro. Sì, sicuramente devo andare. Cioè, la direzione che devo prendere è chiara, eh. Cioè, non è che sia così difficile da capire. Però voglio esplorare. Che faccio? Non scendo qua? Certo che scendo. Se per caso la visuale me lo permette. Oh, non posso scendere. No, certo che posso scendere. Ah, così. Ok. Ah, bene, prigione delle torri dell'alba lunare, ok. Molto, molto bene.
swift as my feet can carry me. Non ci arrivo. In realtà l'ho preso, eh. Sì. Questi qui li sto ignorando, ragazzi, perché sti stronzi continuano a spawnarne, capito? Spawnano all'infinito. Devo ammazzare prima questi. Avete visto che hanno cacciato fuori questi involucri? Ecco. Ecco, ecco, ecco che nascono, ecco che nascono. Poi avanzano, mi circondano. È inutile che continuo ad ammazzare questi, poi quando tocca a loro continuano a cicciarne fuori. Cerco di beccare quelli in fondo. Se riesco a beccarli, ovviamente, perché sono molto lontani, mica sono scemi. Sono lontani, ragazzi. Potrei ammazzare qualcuno di loro mentre avanzo, ma manco lo uccido. Mi ha preso bene, mi ha preso bene. Peccato. Poteva essere una buona occasione. Vabbè, mo subiamo tantissimo da loro, ma se Cuore Scuro riesce a schivare sui loro attacchi. Questi qui sono burdarelli, eh. Non è che sono così tanto forti, però in gruppo fanno male. Dai, ma perché ti fermi? Oh. Ok. Lui. Cazzo. Ok. È rimasto qualcun altro di questi stronzi?
Cioè, in teoria no, eh. Cuore scuro resisti. Cazzo. Ah, ma ce n'è sta un altro anche qua, bastardo. Allora, guarda, torno indietro. Beh, ne è rimasto uno, mi sa. Ma dai. Oh. Ok. Curattina. Io veramente non so dove devo andare, ragazzi. Cioè, sono sceso qua sotto. Però forse non c'era neanche bisogno, eh. Armatura, mezza armatura, vabbè, la prendo. No, aspetta. Il portone di qua c'è pesante. Aspettate. Io non so dove sto andando e ho paura, ragazzi. Ma qui... Ok, qua... qua in teoria si potrebbe anche salire.
No, è troppo in alto. A meno che non prova a farmi scaletta con qualcosa, ma adesso vediamo. Voglio entrare qua. Un elenco dei prigionieri che sono passati dalla sede del datore della Rolanda, pagina si apre dalle seguenti voci. Baltasar, del discepolo Baltasar, che è morto stecchito, disintegrato, l'abbiamo proprio devastato. E gli esperimenti del discepolo Baltasar ora hanno la priorità. Tutti i prigionieri devono essere inviati al suo laboratorio delle istruzioni, compreso. Allora, ci hanno detto che sicuramente hanno fatto dei prigionieri, ragazzi. Quindi è possibile che siano qua? Può essere. Cazzo, sto andando a finire. Cioè, qui eseguivano dei sacrifici, ragazzi. Cosa facevano? Cos'è, una fossa comune questa? Una fossa inquietante. Dai, usiamo ispirazione. L'ultima volta, poi sti cazzi, perché ogni volta, ragazzi, spreco tempo, ispirazione e kit di sta scasso per niente. Cosa ho trovato? Diadema. Forza della tirannia. Mentre sei minacciato, ottieni un bonus di più uno. Ok, vabbè, dai. Anzi, pensavo peggio. Questi li sfondo. Se no danneggio il contenuto. Oro. Pozione per parlare con gli animali. Poi non lo so. Una mappa della costa della spada, del mare del ghiaccio mobile fino al nord dell'Amn, compresi alcuni arcipelaghi del mare delle spade. Una grande freccia rossa si allunga da est, poi si dirama in numerose piccole frecce che si estendono su tutta la terra per indicare la conquista pianificata dall'assoluta. Oh, io vado via. Intanto qua non c'è nessuno. Pensavo di trovare i prigionieri, ma non c'è nessuno. Sono già tutti morti. Mi sa che li hanno già tutti sacrificati. Ho questa sensazione. Poi, non si sa. Ah, qui c'è del sangue, zitti. Mi sa che li hanno torturati e
Là in fondo li hanno buttati dentro la fossa. Sì, è chiaro, è chiaro. Mi sa che qua non troviamo nessun sopravvissuto, ragazzi. Difficile. Proviamo ad andare qui. Portone di quercia, dai, andiamo qua. Dove sto? A Molo? Ok. Ma no, non ci ha seguito neanche la tipa, ovviamente, quindi sì, credo che torniamo indietro, ragazzi. Ho perso un sacco di tempo che non potete neanche immaginare, ma abbiamo visto questo posto. Speravo di beccare qui i prigionieri, come ha già detto, ma purtroppo non c'è anima viva. Gli unici quattro stronzi vivi ci volevano ammazzare. E si sono moltiplicati. No, aspettate. Io da dove sono arrivato? Ah, da qui. Tornando a noi. Tornando a noi. Eccoci, salve di nuovo, sono tornato, mi sono fatto un giro. Mi sono fatto giusto un giretto. Ma questo posto è immenso, lo devo spipolare un po', A mio rischio e pericolo, ma dobbiamo farcelo un giro qua. As long as we hold this floor, the tower is ours. I'll stay here, ensure no one comes up or down without a scimitar welcome. You're close now. A final audience with Ketherick Thorm awaits. Ah, rimani qui? Bene, ok. Percepisco una punta di invidia. Forse ti piacerebbe assistere al finale? È sopravvissuta a stento a questa battaglia. Probabilmente se la facciamo venire con noi schiatta al 100%. Keen eye. I suppose I could be persuaded. È una grossa responsabilità, ragazzi, Io ve lo dico già da ora. Se viene con noi, lei muore. Probabilmente morirà anche Peppino un sacco di volte, ma vabbè, riusciremo ad uscirne. Ma lei muore, Io non posso gestire anche lei. Quindi
Lei muore, ragazzi. Fair enough. Se vuoi venire, the time has come. Un aiuto in più mi farebbe comodo, però. Tanto qui che cazzo. Che me ne frega qua. Ormai abbiamo fatto piazza pulita. Ragazzi. Vedete? Ah, proprio si è unita a noi. Quindi la gestiamo noi. Perfetto. Allora meglio così, dai. Ok, meglio, meglio. So già come funzionano sti bastardi, quindi. Minchia. Almeno non c'è il rischio che ci fuori altri di questi. Ma dove cazzo stai, Gale? Madonna. Crusta di spine. We do what we must. A posto. Oh merda. Oh merda. C'è il tutto per niente, ragazzi. Ma stiamo scherzando? Ma avevo la chiave. Io stavo sfondando queste porte quando avevo già la chiave.
ho la chiave di ogni stanza. Sì, comunque non mi sa che dobbiamo andare qua. Eccola qui. What have you done? What have you done to me? Sei di nuovo mortale, generale. Sono venuto a finirti. Hai tratto energia dal canto notturno per un secolo, ora non più. Arrenditi ora e valuterò la possibilità di lasciarti in vita. Proviamo. Guarda, potrei anche riprovarci se me lo permette, ma... Oh! Attenzione! You've come this far. You've stripped your enemy of his advantage. Why would you show mercy now? Potrei farlo pure no, ma se provi ad attaccarmi ti frantumerò il cranio. Difficoltà 30. Abbiamo fatto un numero anche abbastanza alto, ma la difficoltà è troppo alta. Listen to yourself. A mouse who fancies itself an eagle. Ah, bello mio, io ci ho provato. Ma threatened by a thrall, a slave, a mere finger in the fist that will crush who and when I demand. Bow before me, before the absolute. Non mi inchino neanche per allacciarmi le scarpe. Figurate se mi inchino davanti a te. Che cazzo ha fatto? The prison. You've had it all this time. You worm. You will bow before me. And if you will not bow, you will break. Oh, finalmente, dove eri? A farti un giro. You. How good it is to see you again, Ketherick. At last you found a godmaster that suits you, it seems. Aelin, the thief. You stole Isabel from me, and now you think you'll take my life in the bargain? You dare to speak her name? After your crimes, innumerable, you would evoke her before me! Enough! This ends here and now, at last. He will crumble at the power of your touch. Give him all you have. The gods fight at our side! Allora... Non sarà affatto facile, ragazzi. Il nostro obiettivo è lui, eh? Bella tempesta di ghiaccio. Poi.
Non lo becco da qui. È veramente in una posizione di quelle fastidiosissime. Perché dalla mia posizione, ragazzi, non posso fare una sega. Vedete? Oh, è sceso, ma ok. Minchia. Focus your attack, soldiers. Stanno puntando tutti a Peppino, cazzo. Bella. My lord beckons me. You must return to your prison and my daughter must be reclaimed. Your daughter? Isabel. No, ragazzi. No. No. Lei si è staccata da lì. Ah, perché è morto. È caduto Peppino. I will not know failure. Ah! Cioè, ma era voluta questa cosa, ragazzi? Non ho capito. Questo che voglio capire, era voluta sì o no? Perché l'unico vantaggio che avevamo è andato proprio a farsi benedire, cioè... Pino, rialzati. Ah, cosa sta qua? Ok, no, pensavo che se ne fosse andata.
Minchia, ma quindi? Cioè, che dovrei pensare? Scusate. Che siamo nella cacca. Siamo notevolmente nella cacca, ragazzi. Perché il tizio è più forte del previsto. In realtà lo stavamo uccidendo. Cioè, gli abbiamo fatto questo attacco devastante. Gli abbiamo tolto quasi tutta la salute. E poi ad un certo punto è partito questo filmato e la situazione si è ribaltata a nostro sfavore. Io boh. Un anello. Tutto sto bordello per un anello. Vabbè. Fortuna che c'è ancora lei. The general will call that a tactical retreat, I'm sure. But you have him on the run. That thing he summoned was illicit. Follow it below and find him before he has a chance to subdue the Night Song again. Better they stay here. No, rimane qua. Should Ketherick's army catch wind of our assault. But if you have room for one lone soldier. Ah, ok, lei viene. Ok. Guarda, un aiuto in più mi farebbe comodo. A questo punto. Sai cosa dovremmo aspettarci quando lo troveremo? None of which will help us in the fight to come. Ketherick must die. And the absolute with him. We will work out the details as they rear their ugly heads. Okay. You have numbers enough already, I think. You'll want a small force if you are to finish this quickly. Good hunting. Okay. E allora non mi serve a niente, cioè. Non lo so, cioè io pensavo che si mettesse a fianco a Peppino. E invece mo Ketherick awaits. What? You have numbers enough already, I think. You'll want a small fool. Good hunting. Mm. A questo punto sì, dai, la facciamo venire con noi, magari lasciamo lei. O Gale. Però dovrei tornare al campo. Ah no, anzi, potrei... Devo pensarci su, ragazzi. Ma potrei rimuovere il gruppo, parla. You desire conversation. Senti, Gale. Please do find someone else. Gale. If you desire conversation, please do find someone else. If you desire conversation, please do find someone else. Cerca qualcun altro. In che senso? I am not here for chit chat. Make yourself useful. No, non posso neanche parlarci con lui. Ma perché? Allora, facciamo una cosa, ragazzi. In qualche modo torno all'accampamento. Lascio uno di loro. Ci rivediamo qui. Così faccio entrare nel gruppo lei, che ha anche più salute. Potrebbe tornarci veramente utile in questa battaglia. Torre cava. Sono molto combattuto, se devo essere sincero. Ok, sono tornato, ragazzi. Ho lasciato Gale. Spero di aver fatto la scelta giusta. Non lo so, lo scopriremo. Ok. Ah, non ha 100. Ah, deve avanzare di livello. Allora, mettiamo invocare il fulmine. Che non mi sembra affatto male, ragazzi. Poi potremmo mettere bagliore lunare,
Dai, facciamo intralciare, ragazzi. Potrebbe tornarci utile. E al posto di cura ferite, ho visto qualcosa di più interessante. Vabbè, lasciamo così, dai. No, mi sono confuso io, mi sono sbagliato, mi sto male. Livello 7, addirittura. Livello 8. Mobilità. Sì. Ok, lei è, non è a 100 di salute, ma 88, quindi non è affatto male in effetti, eh. E ha tanti attacchi magici parecchio interessanti. Livelleremo anche Peppino, Cuore Scuro e Lazael al prossimo episodio, ragazzi, perché per il momento mi fermo qui. Sì, mi fermo qui, non so quanto sarà uscito lungo il video, però siccome la situazione è molto delicata, è molto 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 tesa, quindi sì, mi fermo qui, ragazzi, proseguiremo al prossimo episodio. Voi come sempre fatemi sapere la vostra, lasciate like, condividete, iscrivetevi al canale sempre se vi fa piacere, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.